L'appuntamento è per la prossima primavera. Flavio Bacchia, il geologo a capo della ZOIG, ce lo ha anticipato stamani in diretta durante Sveglia Trieste. Come è accaduto poco più di un anno fa con Big John, lo scheletro del più grande triceratopo del mondo esposto in Piazza Unità, fra qualche mese si replica. 4 tonnellate di ossa sono arrivate e il prossimo impegno da condividere con Trieste, sperando di fare un evento simile a quello di Big John lo scorso anno in Piazza Unità, sarà un mammut. Il primo per noi e penso il primo per Trieste. I mammut, grossi proboscidati strettamente imparentati con gli odierni elefanti, caratterizzati da lunghe zanne ricurve e nelle specie settentrionali da un lungo vello che ne ricopriva il corpo, vissero dal Pliocene, circa 4 milioni 800 mila anni fa, fino a circa 3.500-4.000 anni fa. Di solito vengono considerati gli ultimi dinosauri, forse impropriamente. Quantomeno il vecchio caro albo dedicato ai dinosauri, edito dalla AMZ, negli anni 70 con i mammut proprio si andava a chiudere. Fino a qualche anno fa, sottolinea Bacchia, molti di questi scheletri arrivavano dagli Stati Uniti. Da un po' questo tipo di scambio si è interrotto per motivi non chiari, per cui Bacchia e la Zoic hanno guardato altrove, con risultati, par di capire, interessanti, fruttuosi e persino un po' curiosi. Siamo riusciti ad ottenere una fornitura di quelle che vengono chiamate le megafaune pleistoceniche, tanto per intendersi mammut, rinoceronti lanosi, cervi giganti, bisonti, uri e cose di questo genere. Vengono dall'Ucraina con tutta una serie di interessanti risvolti di questa fornitura.